Eccoci. Allora, cominciamo la lettura d'Antis del canto 25esimo dell'Inferno. Desidero ringraziare la società dantesca e il suo presidente Marcello Ciccuto per l'invito a leggere questo canto che ha occupato una buona fetta del mio lavoro, della mia ricerca fino ad ora. Quindi sono particolarmente contenta di poterlo leggere per questo ciclo di letture. Il canto 25esimo tratta di un tema meraviglioso, quello delle metamorfosi, che però per Dante si ricollega strettamente anche al rapporto con i suoi modelli classici. Infatti, il nucleo ideologico, anche rappresentativo di questo canto, riguarda una sfida che Dante lancia ai suoi modelli classici, in particolare poeti latini, epici, Lucano e Ovidio, dichiarandoli superati. Proprio sul campo della metamorfosi, della descrizione di processi metamorfici. Però, prima di arrivare ad analizzare questo aspetto del canto 25esimo, cominciamo dicendo che ci troviamo ancora nella Bolgia dei Ladri, nell'ottavo cerchio, settima bolgia, e il canto prosegue senza soluzione di continuità con il canto precedente di cui abbiamo sentito la lettura la scorsa settimana. Il personaggio di Vanni Fucci, che è stato introdotto nello scorso canto, all'inizio di questo canto, ecco, esibisce un comportamento blasfemo, sacrilego, facendo un gesto osceno contro Dio. Per favore, la prima slide. Al fine delle sue parole, il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: "Togli Dio, cattele squadro". Ecco, in seguito a questo gesto blasfemo, Vanni viene ammanettato da Serpi, parte della sua punizione in quanto ladro, e il personaggio, scusate, Dante come autore fa due interventi particolarmente importanti per questa prima parte del canto, ovvero fa un'invettiva contro la città di Pistoia da cui Vanni proviene, a cui posso riavere la slide, grazie. A cui appunto augura di venire ridotta in cenere. Ahi Pistoia, Pistoia, che non stanzi di incenerarti, sicché più non duri, poiché in malfare il seme tuo avanzi. Questo tipo di trattamento, ossia l'incenerimento, è stato già tipico della pena di Vanni nello scorso canto. Infatti, Vanni è stato sì morso da un serpente. Però si è incenerito istantaneamente e inoltre fa parte della punizione nel repertorio biblico, ma anche classico, che veniva appunto subita dai sacrileghi. Quindi si ricollega al tema principale di questa prima parte del canto e della caratterizzazione di Vanni, sì come ladro, ma come una particolare categoria di ladro, ossia ladro sacrilego. E il secondo intervento diretto dell'autore fa riferimento a un personaggio che è stato già incontrato nel canto 14esimo dell'Inferno, ossia Capaneo, ma su questo ci soffermeremo poco più avanti. Dunque, se posso avere la prossima slide e poi subito quella successiva. Una volta che è sparito Vanni di scena, compare un altro personaggio, il centauro Caco, che appunto apparentemente sta cercando Vanni, ove o bella cerbo, compare appunto facendo questa esclamazione. Dunque, il ruolo di Caco in questa bolgia sembra essere stato costruito proprio sul personaggio di Vanni, di cui costituisce un doppione, un omologo. Per comprendere meglio questa funzione, leggiamo le parole di Virgilio. Lo mio maestro disse: "Questi è Caco, che sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece spesse volte laco. Non va coi suoi fratei per un cammino, per lo furto che frodolente fece del grande armento che gli ebbe a vicino. Onde cessar le sue opere biece, sotto la mazza d'Ercule che forse gliene die 100 e non sentì le 10". Dunque, Caco, come ho detto, viene rappresentato da Dante come un centauro, anche se nell'Eneide è un mostro sputafuoco, definito però semi-uomo e semi-fer,
quindi un mezz'uomo, mezza bestia, e quindi da Dante, ma in generale dalla tradizione medievale, viene paragonato ai centauri. I centauri nell'architettura dantesca dell'inferno sono i custodi del settimo cerchio e sono quindi legati al peccato della violenza. Lo stesso capo viene definito pien di rabbia, quindi appartiene a questo stesso mondo di violenza cui afferiscono gli altri centauri, e tuttavia si trova nella bolgia di ladri perché ha commesso un furto. In questo senso il personaggio assomiglia a Vanni. Nel canto 24esimo abbiamo visto che Vanni è un personaggio violento, da solo si definisce come un uomo bestia, dice son Vanni fucci bestia e Pistoia mi fu degna tana. Inoltre Dante lo riconosce come un uomo. Il racconto è violento, dice appunto uomo di sangue e di crucci. E tuttavia è dannato tra i ladri per aver commesso un furto, ovvero aver spogliato la sacrestia della cattedrale di San Jacopo dei suoi arredi sacri. E dunque, allo stesso modo, Caco ha depredato la mandria di Ercole, che Ercole aveva ottenuto durante una delle sue 12 fatiche, e quindi si trova anche lui tra i ladri. Inoltre, se il furto per Dante è intrinsecamente frodolento, cioè quindi pertiene al campo della malizia e non della violenza, entrambi i furti, sia di Vanni che di Caco, si contraddistinguono per un sovrappiù di inganno, di malizia. Di Vanni viene detto che appunto come colpevole del suo furto inizialmente fu incolpato un altro, falsamente già fu a posto altrui, sempre nel canto 24esimo, a cui come avrete capito questo 25esimo è strettamente legato. Per quanto invece riguarda Caco, qui come vedete nella slide c'è scritto per lo furto che frodolente fece, perché anche lui escogitò un piano, un inganno per poter derubare Ercole, ovvero condurre le vacche che gli ha rubato per la coda, in modo che l'eroe non potesse seguirne le tracce fino al nascondiglio dove le aveva portate. Naturalmente Ercole ce la fa lo stesso, attirato dai muggiti, e uccide il mostro. Inoltre, prossima slide per favore. In realtà il paragone fra Caco e Vanni rientra anche nell'ambito che abbiamo visto essere il cardine della caratterizzazione di Vanni come personaggio, ovvero quello del sacrilegio. E questo non viene detto letteralmente dal testo dantesco, e tuttavia era facilmente deducibile perché durante il Medioevo e anche nell'età umanistica Ercole veniva considerato come un simbolo cristologico, tecnicamente si dice figura Christi, e questo ce lo ricorda il Benvenuto da Imola, uno degli antichi commentatori del poema di cui qui vedete le parole. Con altre parole, se si deruba Ercole, che è una figura di Cristo, una rappresentazione divina, si sta commettendo un sacrilegio, proprio come Vanni che ha derubato una chiesa. E inoltre, appunto, con il gesto delle fiche all'inizio di questo canto, si è esibito in un altro comportamento blasfemo e sacrilego. Ecco, il tema del sacrilegio è sviluppato ancora in modo più particolare, più significativo, soprattutto per la relazione fra personaggi danteschi e modelli classici, che sarà poi il nucleo del resto del canto, attraverso la menzione di Capaneo. Appunto, questo Capaneo era stato incontrato da Dante e Virgilio già in Inferno 14. Possiamo vedere la sua rappresentazione nella prossima slide. Quando si accorge che Dante e Virgilio lo stanno guardando, dice: qual io fui vivo, tal son morto. Se Giove stanchi il suo fabbro da cui, crucciato prese la folgore acuta, onde l'ultimo dì percosso fui. O se egli stanchi gli altri a muta, in mongibello, alla fucina negra, chiamando buon Vulcano, aiuta, aiuta. Prossima slide. Siccome il fece alla pugna di Flegra e me saetti con tutta sua forza, non ne potrebbe aver vendetta allegra. Allora il duca mio parlò di forza, tanto che io non l'avea sì fortudito.
O Capaneo, in ciò che non s'ammorza, la tua superbia sei tu più punito. Nullo martiro, fuorché la tua rabbia sarebbe al tuo furor dolor compito. Poi si rivolse a me con miglior labbia, dicendo: Quei fu l'un di sette regi che Assiser teme, ed ebbe par che gli abbia Dio in disdegno, e poco par che il pregi. Ma come disse lui, i suoi dispetti sono al suo petto assai debiti pregi. Capaneo è uno dei protagonisti della Tebaide di Stazio, proprio come si desume dalle parole di Virgilio, e è uno dei comandanti, uno dei re che combatterono nella guerra nota come i Sette contro Tebe. Inoltre, appunto, nel proemio della Tebaide viene proprio ricordato il personaggio di Capaneo fra i temi portanti dell'opera. L'ho messo in riferimento nella prossima slide, e addirittura quello che viene detto, cioè l'espressione Ali horrore canentus, nella glossa di commento al testo classico veniva interpretato come l'esigenza di innalzare maggiormente lo stile, per poter compiutamente rappresentare un personaggio che è l'esasperazione forse del prototipo dell'eroe epico, proprio come Capaneo. La conclusione della sua vicenda è quella che ha ispirato maggiormente Dante. Infatti Capaneo, che era fisicamente imponente e ovviamente appunto una personalità di spicco del suo esercito, era convinto che neppure gli dei potessero fermarlo e spesso invitava Giove a colpirlo con la sua folgore. Quando stava scalando le mura di Tebe per poter conquistare la città, viene finalmente folgorato proprio dal dio olimpico. Addirittura, visto che il suo corpo non cade immediatamente, e resta in piedi anche dopo la morte, dopo essere stato completamente incenerito, Giove valuta se folgorarlo una seconda volta. La conclusione della sua vicenda dovreste vederla nella seconda metà di questa slide. È proprio l'idea di questa seconda folgore su cui Dante lavora, sia per caratterizzare il personaggio di Capaneo in Inferno 14, sia per istituire un collegamento con Vanni. Dante ha giocato su questo fulmen secundum che a Capaneo era stato promesso se avesse perdurato nel suo atteggiamento riottoso. Così nell'Inferno il personaggio dantesco, che come abbiamo visto dalla citazione, non si è ancora, sembra di non essersi ancora arreso al verdetto divino, invoca a gran voce che le ire di Giove si sfoghino ancora su di lui, magari facendogli scaricare addosso non soltanto una seconda saetta, ma tutte quelle che Vulcano poteva produrre. Questa volta però a Capaneo, cioè in Dante, è sottratto il momento di consacrazione come eroe epico. E la divinità che prima di morire, cioè nella Tebaide di Stazio, sfidava nella convinzione di restare impunito, adesso ne ignora totalmente gli insulti e gli nega la legittimazione del suo ruolo, relegandolo in una condizione non epica, ma comica, quindi conforme allo statuto rappresentativo e retorico della commedia dantesca. La sorte che Capaneo anela post mortem, invece, è concessa a uno come Vanni Fucci. Ricordo, anche se appunto è stato visto nella lettura della settimana scorsa, che Vanni, come sua pena, viene sì morso da un serpente, e i serpenti sono in generale lo strumento della dannazione dei ladri, però in maniera particolare si incenerisce istantaneamente per poi rinascere dalle sue ceneri. Questo incenerimento è chiaramente associato alla folgorazione di Capaneo una volta che due personaggi vengono paragonati all'inizio di questo canto 25esimo. Però Vanni, come abbiamo già visto, è caratterizzato come un essere infimo, un uomo bestia, un violento che preda dei suoi impulsi, mentre Capaneo in Stazio viene definito magnanimo e anche in Dante viene comunque definito quel grande. Quindi gli rimane una sorta di caratterizzazione vagamente epica, tragica.
Però, malgrado questa differenza di base tra i due personaggi, vanni a godere di un trattamento speciale, poiché la sua pena, che vi ho poco fa riassunto, è concepita in modo diverso da quella degli altri ladri, le cui metamorfosi sono descritte nel canto 25esimo. E questa discrepanza concettuale si riflette nella differente modalità di rappresentazione. Tecnicamente l'incenerimento gli è inflitto per il furto commesso, non gli, scusate, gli è inflitto sì per il furto commesso e non per il gesto delle fiche che lo fa paragonare a Capaneo, ma entrambe queste sue azioni contribuiscono in realtà a farne emergere la natura sacrilega al di là del comportamento semplicemente istintivo e bestiale che sembra contraddistinguerlo. La folgorazione ricercata da Capaneo per riaffermare la sua essenza di personaggio tragico è così attribuita a un personaggio la cui caratterizzazione è quanto di più distante ci sia dall'eroe epico. Nell'oltretomba dantesco, carichi e privilegi goduti in vita non hanno alcun valore. E a livello di costruzione retorica dell'opera, ciò implica che gli stilemi raccomandati per i vari generi vengano sovvertiti, spogliando Capaneo della possibilità di realizzarsi come personaggio tragico e concedendo alcuni elementi che avrebbero fatto attribuire quello stesso statuto, senza perciò che possa realmente appropriarsene, a un personaggio come Vanni. Quindi, conclusa la parabola, diciamo, di Vanni e del suo aguzzino Caco, Dante e Virgilio si accorgono della presenza di un gruppo di altri ladri che poi Dante riconosce essere dei ladri fiorentini. Quindi assistiamo a due diverse metamorfosi. I primi due di questi ladri si fondono insieme. Uno dei due si è già trasformato in un serpente, quindi ha le sembianze di un rettile, e si fonde con un altro dannato in forma umana. Mentre gli altri due, che hanno di nuovo uno la forma umana e il secondo la forma di rettile, si scambiano le sembianze. Durante questa seconda metamorfosi, che diciamo è l'apice rappresentativo creativo di questo canto, Dante inserisce un vanto che ora vedete nella slide, che è molto importante, per questo ve lo vorrei leggere prima di descrivervi le metamorfosi. Taccia Lucano mai laddove i tocca del misero Sabello e di Nasidio e attenda udir quel cor si scocca. Taccia di Cadmo e d'Aretuso Ovidio che se quello in serpente e quella in fonte converte poetando io non lo invidio, che due nature mai affronte a fronte non trasmutò siccome in due le forme a cambiarlo or matera fosser pronte. Allora, dunque, la prima delle due metamorfosi, secondo il mio giudizio, è stata ispirata dai due modelli lucanei che vengono evocati per primi, appunto Sabello e Nasidio, mentre la seconda metamorfosi del canto viene ispirata dagli altri due modelli, stavolta ovidiani, Cadmo e Aretusa. Diciamo che rispetto ad altre teorie che si sono fatte su questo canto, su come questi esempi classici venissero ripresi, credo, sono convinta e intendo mostrarvi che questa soluzione permette di far vedere come Dante non riprenda semplicemente degli spunti linguistici dai suoi modelli, ma addirittura riesce a decodificarne le strutture rappresentative profonde e a riapplicarle alla sua rappresentazione, modificandole e addirittura perfezionandole. Infatti, per quanto riguarda la prima metamorfosi, quella di Cianfa e Agnello, che come ho detto si fondono insieme, l'uno Agnello in forma umana, mentre il secondo Cianfa in forma di rettile, la critica ha proposto che il modello potesse essere sempre ovidiano, ma Dante non lo menziona, ossia il mito di Salmacide ed Ermafrodito. Ci sono alcune riprese linguistiche da questo mito, ma io credo che proprio le strutture rappresentative della metamorfosi, ossia in questo caso il suo esordio e la sua conclusione, siano riprese dai due esempi lucanei, che per questo Dante decide di mettere di fronte al lettore, proporre all'attenzione del lettore. Nella Farsalia,
di Lucano, Nasidio viene morso da un serpente, un prester, e comincia a gonfiarsi fino a perdere le proprie fattezze e a ridursi a una massa informe di carne. Per favore, la prossima slide. Nella parte destra dovreste vedere le riprese, cioè il testo della Farsalia, il Bellum Civile di Lucano, mentre sulla parte sinistra ho messo i relativi passi danteschi dalla Metamorfosi di Cianfagnello. Quindi dicevo, Nasidio si perde, dopo essere stato morso da un serpente, perde completamente le sue sembianze, inizia a gonfiarsi, diventa una massa informe di carne. Infatti, come viene detto in Lucano, informis globus et confuso pondere truncus. Allo stesso modo, Agnello, che viene aggredito dal serpente a sei zampe che celava Cianfa, assume un aspetto indefinibile, che non è più il suo, ma non è neppure quello del serpente con cui si è fuso. Qui possiamo vedere quello che ci dice Dante. Già erano i due capi un divenuti, quando apparvero due figure miste in una faccia, ove erano due perduti. E ancora, dopo una breve pausa, divenner membra che non fu mai viste. Ogni primaio aspetto ivi era casso, due nessun, l'immagine perversa parea. La mutazione di Nasidio nella Farsalia di Lucano avviene per rigonfiamento, per un'espansione inarrestabile delle singole parti del corpo. È coerentemente paragonata all'acqua che bolle e alle vele gonfiate dal vento. Invece la fusione di Agnello e Cianfa è possibile perché, a contatto avvenuto, i corpi di entrambi perdono in parte la loro compattezza, come cera che si scioglie, cosicché le loro membra possono amalgamarsi insieme. E qui di nuovo lo leggiamo nella slide. Poi s'appiccar come di calda cera fossero stati e mischiar lor colore, nell'un nell'altro già parea quel ch'era. Questo stesso paragone della cera, pure inserito in un binomio topico comprendente anche la neve, è utilizzato da Lucano per illustrare il disfacimento di Sabello. E qui ancora nella parte destra della slide. Calido non ocius austro, nix resoluta cadit, nec sole cera sequetur. Quindi si può concludere che se è vero che ci siano anche in questa prima metamorfosi, non solo nella seconda, delle riprese ovidiane, che due spunti fondamentali per la caratterizzazione di questa trasformazione, ovvero il fatto che si concluda con una perdita di ogni sembianza, non solo umana, ma anche ferina addirittura. E poi il prerequisito perché la stessa metamorfosi possa avviarsi, ovvero il fatto che le membra si sciolgano, sono riprese proprio da Lucano. E Dante sceglie proprio questi due elementi che riprende da Lucano per farne l'asse ideologico portante della sua rappresentazione, anche se poi a livello rappresentativo può rifarsi eventualmente anche ad altre fonti, fra cui lo stesso video. Tra l'altro, volevo sottolineare molto brevemente che Dante nel Vanto, laddove evoca Lucano, parla non soltanto dei due esempi e dei due casi esemplari che ispirano la sua metamorfosi, ovvero quelli di Sabello e Nasidio, ma parla di taccia Lucano omai laddove il tocca, laddove. Cioè si riferisce probabilmente a un'estensione testuale maggiore, non soltanto appunto ai due episodi di Sabello e di Nasidio. Questo avviene perché, ricollegandomi sempre al canto precedente, che come avrete capito, è fondamentale tenere presente quando si analizza il canto 25esimo, Lucano è la fonte da cui Dante riprende l'idea stessa di un luogo ricolmo di serpenti, che è la caratterizzazione della settima bolgia. La settima bolgia è ispirata proprio alla Libia descritta da Lucano. Quindi non soltanto i due casi esemplari di Sabello e di Nasidio hanno ispirato la prima metamorfosi del canto, ma addirittura nel Vanto Dante ricorda la funzione ideativa che ha avuto Lucano appunto sulla genesi di questa coppia di canti, sia il 24 che appunto il 25. Invece bisogna passare poi alla seconda metamorfosi del canto. Questa intanto è la metamorfosi di Buoso,
e un certo Francesco Cavalcanti. In realtà Dante non riferisce il nome, dice che di quest'uomo si compiange il borgo di Gaville. Invece sono gli antichi commentatori che ci forniscono questa identificazione. Comunque non è tanto importante questo, cioè i protagonisti della Metamorfosi, bensì il fatto che Francesco si è già trasformato in serpente, mentre Vuoto si è in forma umana. E Francesco, in versione serpentina, aggredisce nuovamente il dannato in forma umana, in questo caso Vuoto, e a quel punto si forma una nebbia che produce lo scambio degli aspetti, quindi delle sembianze esteriori dei due dannati. Dante stesso considera questa metamorfosi l'apice di tutto il canto, infatti il vanto che vi ho letto prima viene inserito proprio all'inizio di questa metamorfosi, ma non solo, se gli altri quadri del canto hanno un inizio, potremmo dire in medias res, tra l'altro con un movimento repentino dei personaggi che entrano ed escono di scena, in questo caso il preambolo dell'inizio di questo episodio è più lungo. Il serpente che è costituito da Francesco Cavalcanti viene paragonato a un ramarro e viene fatto tutto un quadro estivo in cui questa lucertola si muoverebbe. Quindi Dante prepara l'episodio che appunto è l'apice del confronto con i modelli classici, anche l'apice della sua creazione artistica. Venendo alle due fonti che Dante ci segnala come appunto modelli di questa seconda metamorfosi, abbiamo sia Cadmo che Aretusa. Dunque, qui bisogna dire che la funzione del mito di Cadmo per la seconda metamorfosi, l'Inferno 25, è stato ampiamente riconosciuto. Però anche in questo caso ci si è soffermate sulle riprese linguistiche che Dante ha operato per descrivere la sua metamorfosi partendo da Ovidio, e non sul fatto che Dante abbia ripreso da questa metamorfosi delle strutture profonde, proprio come ho detto precedentemente, e che sulla base di quelle abbia realizzato una trasformazione che supera la trasformazione ovidiana e quindi gli possa permettere effettivamente di vantarsi di aver superato l'autore classico. Allora, dunque, nelle Metamorfosi la storia di Cadmo è narrata in due passaggi diversi. Allora, nella prima slide dedicata a Cadmo potete vedere diciamo un estratto dal primo passaggio, che è dal libro terzo delle Metamorfosi. Qui viene raccontato l'antefatto della storia di Cadmo, ossia la fondazione di Tebe, ma anche l'evento che poi lo porterà nella seconda parte della sua storia, descritta nel libro quarto delle Metamorfosi, a tramutarsi in serpente. Ossia Cadmo, dopo che tutti i suoi compagni sono stati uccisi, uccide a sua volta il drago responsabile dell'uccisione dei suoi uomini. Questo drago però si rivela un animale sacro che lo maledice e inoltre getta una maledizione non solo su di lui, ma proprio su tutta la città di Tebe. Di conseguenza, nella parte della sua storia narrata nel quarto libro delle Metamorfosi, Cadmo, ormai vecchio, decide insieme a sua moglie Armonia di allontanarsi da Tebe sperando di poter salvare la città dalla maledizione, ma ciò non avverrà perché le guerre fratricide continueranno e una di queste è proprio quella dei sette contro Tebe, in cui abbiamo trovato attivo il personaggio di Capaneo, così importante per la prima metà del canto, per la prima parte del canto. Quindi, questi due episodi in realtà sono strettamente legati da un nesso che è più profondo di quello della continuità narrativa. Infatti, nel primo episodio viene annunciato il modo in cui la trasformazione di Cadmo in serpente avverrà nel secondo episodio, che tra l'altro è all'origine del vanto che Dante. Diciamo, si tratta di questa stessa struttura, prima dell'annuncio della metamorfosi di Cadmo, poi della metamorfosi stessa di Cadmo, che ora andremo a vedere, è proprio la ragione per cui Dante dice di averlo superato con la metamorfosi di Buoso e Francesco.
Al momento dell'uccisione del serpente si sente risuonare una voce senza corpo, fuori campo, diremmo oggi, che preannuncia a Cadmo il suo destino ultimo, in cui infine sarebbe in corso, profetizzandogli che come adesso egli contempla la sua preda morta, un giorno sarà visto da altri mutato in serpente. Il verso conclusivo, che vi ho fatto vedere nella slide che è passata anche prima, Serpentem spectas et tu spectabere serpens, per la sua esemplarità era diventato proverbiale nel Medioevo, girava anche sciolto dall'opera ovidiana e in effetti viene citato anche da molti dei commentatori antichi della Commedia per commentare appunto il riferimento dantesco a Cadmo. Estrapolando questo verso dal suo contesto, esso veicola precisamente l'idea di un essere umano che guarda un serpente, ma sarà a sua volta guardato in forma di serpente. Tuttavia, questo non avverrà nelle modalità che uno potrebbe prevedere dalla prima parte della storia di Cadmo, cioè non sarà una bestia a guardarlo trasformarsi in serpente, ma sarà la moglie Armonia, che quando Cadmo, appunto a causa della sua maledizione, inizia a trasformarsi in serpente, invoca gli dèi per condividere la sorte del marito e quindi si trasforma anch'ella in serpentessa. Il senso della simmetria, del rispecchiamento, che è la marca della metamorfosi di Boso e Francesco, visto che, come vi ho detto, si scambiano le sembianze, si ritrova già proprio nel modello ovidiano e anche con una certa funzione strutturale, visto che è riproposta dall'antefatto allo svolgimento effettivo della trasformazione di Cadmo. Nella slide successiva vi ho mostrato la parte conclusiva, vi mostro la parte conclusiva della trasformazione di Cadmo, laddove anche la stessa Armonia si trasforma. Perché questo è così importante? Perché spesso ci si è soffermati su Cadmo come esempio sciolto, come modello sciolto della rappresentazione dantesca, ma Dante si sta ispirando proprio allo spunto del serpente spectas, tu spectabere serpens, e della metamorfosi doppia con Armonia. Come abbiamo detto, infatti, se nel confronto che Dante istituisce con Lucano vengono ripresi alcuni tratti distintivi delle trasformazioni fisiche di Sabello e Nasidio, piuttosto che delle riprese linguistiche dal testo di Lucano, quando passa a confrontarsi con Ovidio, Dante fa esattamente la stessa cosa. Inoltre, per quanto riguarda Ovidio, Dante ci dice esplicitamente in che senso debba essere considerato superiore. Infatti, nel vanto che vi ho letto prima, ora vi ribadisco, afferma proprio che due nature mai a fronte non trasmutò siccome in due le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Dante è stato capace di rappresentare una metamorfosi come quella di Boso e Francesco, in cui due individui posti l'uno di fronte all'altro si scambiano reciprocamente e simultaneamente le sembianze. Quindi Dante doveva essere consapevole che il tratto peculiare che aveva voluto imprimere alla metamorfosi di Boso e di Francesco, quello della simmetria inversa, fosse presente in maniera meno perfetta nel modello che decide di evocare. La metamorfosi di Cadmo. Si è già detto come il verso attraverso cui il Medioevo sintetizzava in modo esemplare la vicenda di Cadmo risolveva la metamorfosi dell'eroe tebano, del fondatore di Tebe, in serpente, nel principio del rispecchiamento tra uomo e fiera. Inoltre, tale idea portante è ribadita nel racconto principale della metamorfosi di Cadmo, riferito nel libro quarto del poema ovidiano, quello cioè che Dante prende a modello diretto della sua rappresentazione, dove anche Armonia è soggetta a una seconda metamorfosi che avviene quasi in contemporanea con quella di Cadmo. Dante non solo sembra aver riconosciuto il carattere doppio di questa metamorfosi ovidiana, ma anche di averne fatto il cardine del suo confronto con la fonte antica. Infatti, la metamorfosi di Cadmo e Armonia, pur essendo doppia,
non possiede le due caratteristiche fondamentali di cui Dante si pregia nel vanto, simultaneità e reciprocità. Rispetto a Dante, le due metamorfosi non sono del tutto simultanee. Quella di Armonia comincia poco dopo quella di Cadmo, e neppure reciproche, perché sia Cadmo che la moglie diventano serpenti. Tuttavia, il fatto stesso che il testo dantesco insista, nel confronto con il suo modello ovidiano, proprio su questo punto, è la riprova che Dante avesse colto precisamente lo spunto della metamorfosi duplice in Ovidio e avesse deciso di svilupparlo in una trasformazione realmente doppia, cioè, come si è detto, simultanea e reciproca. Io credo che appunto lo stesso aspetto fondamentale della metamorfosi doppia sia all'origine della menzione di Aretusa, che è rimasto un problema critico irrisolto. Sono state fatte alcune proposte e tuttavia non si è finora riusciti a giungere a nessuna certezza sul perché Dante menzioni anche Aretusa. Bene, credo che con il mio approccio, che implica un confronto non soltanto linguistico, ma proprio rappresentativo strutturale tra Dante e i suoi modelli classici, in questo caso epici, si possa spiegare perché Dante, accanto a Cadmo, menzioni anche Aretusa. Come il mito di Cadmo, infatti, anche quello di Aretusa mette in scena una metamorfosi doppia. Nel primo caso, come abbiamo visto, la metamorfosi doppia riguarda Cadmo e sua moglie Armonia. Invece, in questo caso, riguarda non soltanto Aretusa stessa che si trasforma in fonte, ma anche il dio fluviale che la insidiava per poter avere un rapporto sessuale con lei, ovvero Alfio, che quando la ninfa gli sfugge trasformandosi in fonte, si trasforma a sua volta in acqua, cioè riacquista le sue sembianze da dio fluviale, caratteristiche della sua natura di dio fluviale, per poter mescolare le proprie acque con quelle di Aretusa, in modo da avere, diciamo, un sostituto simbolico del rapporto carnale con lei. Poi la storia narrata nel quinto libro delle Metamorfosi finirà con Aretusa che riesce a sfuggire nuovamente inabissandosi nel terreno e poi riemergendo in Sicilia, dove andrà a costituire la fonte di Ortigia. Ok, la possibilità di un confronto con il mito di Cadmo e conseguentemente con l'episodio dantesco risiede proprio nel fatto che venga rappresentata anche stavolta una metamorfosi di coppia, sia essa legittimamente congiunta in matrimonio, come accade appunto a Cadmo Armonia, o viceversa costituita da una figura femminile e da colui che intendeva estorcerne i favori sessuali con la violenza, ma che alla fine, come ho detto, ottiene di congiungere, se non il corpo, almeno le proprie acque con quelle della fonte in cui nel frattempo si è mutata la ninfa. Come per Cadmo e Armonia, anche in questo caso i due processi metamorfici sono rivolti entrambi nella stessa direzione, nel senso che non c'è scambio di natura, al contrario, no, di Buoso e Francesco, ed entrambi i personaggi si trasformano nella medesima sostanza. In più, le due trasformazioni non sono del tutto sincronizzate, ma avvengono a breve distanza di tempo l'una dall'altra. L'ultimo sguardo su entrambe le coppie ormai mutate restituisce un'identica immagine di fusione e compenetrazione. Cadmo e Armonia si fondono nell'intrecciarsi delle spire prodotte dalle loro nuove sembianze serpentine, mentre Aretusa e Alfio mescolano i propri corpi fluidificati. La presenza di una metamorfosi doppia nel mito di Aretusa è colta da alcuni esponenti dell'antico commento. Infatti, nell'ultima slide vedete sia il parere di Benvenuto da Imola, sia, come vi spiegherò, la glossa di Arnolfo d'Orlean al passo delle metamorfosi in questione. Quindi spesso
oltre allo stesso Benvenuto, gli antichi commentatori ricordano nel narrare il mito di Aretusa la presenza anche di quello che viene considerato il suo amante Alfio. Benvenuto, in particolare, sottolinea l'esistenza di un parallelismo tra il mito di Cadmo e quello di Aretusa, consistente proprio nel ruolo giocato dai rispettivi partner nello svolgimento della metamorfosi. E ve lo leggo dalla slide. Se converte quello, Scilic et Cadmum, in serpente, cum uxore sua simul, e quella, Scilic et Aretusa, in fonte, simul cum Alfio, amatore eius, poetando, idest, poetice, fingendo. Quindi, ovviamente, quando vengono ricordati i personaggi di Cadmo e Aretusa, vengono evocati anche la moglie di Cadmo, Armonia, e l'amante di Aretusa, Alfio. Né questa ipotesi di Benvenuto si basava, diciamo, su una sua intuizione oppure su un suo parere del tutto personale, poiché l'esegesi medievale Ovidio sottolineava la compresenza dei due personaggi, scusate, sottolineava la compresenza di due personaggi principali nel mito di Aretusa e considerava in parallelo le trasformazioni di entrambi in una sostanza liquida. Perché è tale evento che permette di giungere alla conclusione della vicenda in cui le loro acque si mescolano. Molto chiaro è ad esempio Arnolfo d'Ornean, che la cui glossa vi ho riportato nella slide. Aretusa ninfa in aquam, quam amavit Alpheus Deus, cuius dam fluvi, admisce sequis. Ne consegue che il principio sulla base del quale Dante accoppia Cadmo e Aretusa insito negli elementi costitutivi e nelle dinamiche interne della rappresentazione, su cui ho insistito tanto, diciamo, sulla funzione dei modelli in questo caso, dei suoi modelli classici in questo canto per Dante. E soltanto nel caso di Cadmo si traduce in una ripresa linguistica dalla fonte, mentre appunto Aretusa, il mito di Aretusa viene evocato soltanto come modello strutturale. Entrambi i miti ovidiani mettono in scena metamorfosi doppie e vanno perciò a far risaltare per contrasto il carattere innovativo della metamorfosi di Buoso e Francesco. Allo stesso modo in cui il significato del riferimento alle morti di Sabello e Nasidio risiede nel fatto che entrambe servano da spunto per la fusione di Agnello e Cianfa. Quindi, come si collegano, diciamo, le due parti di questo canto e anche le due parti della mia lettura? Se l'incenerimento di Vanni viene restituito a quello che è il suo vero orizzonte rappresentativo e anche ideologico di appartenenza, ovvero l'incenerimento come folgorazione, quindi come risultato della sua caratterizzazione come personaggio sacrilego, si può rilevare per contro qual è la caratteristica dominante delle altre due metamorfosi descritte in questa coppia di canti. Quindi c'è una logica perfetta, una logica binaria che regola i riferimenti ai modelli che vengono introdotti nel vanto. I primi due personaggi, Lucanei, sono stati utilizzati come modello della prima metamorfosi, l'Inferno 25. Gli altri due, ripresi da Ovidio, hanno ispirato la seconda metamorfosi dello stesso canto. Inoltre, in questo modo si apprezza la finezza degli strumenti espressivi di Dante, che non si accontenta di riprodurre alla lettera il testo imitato, la sua lettera, ma anzi si impone di ripercorrere, riformulandole, le medesime strutture rappresentative che aveva creato l'autore preso a modello. Quindi, concludendo, il primato rivendicato da Dante non si riferisce soltanto all'ovvia sussunzione del mondo pagano in quello cristiano, ma qui nella Bolgia dei Ladri consiste una maggiore complessità di invenzione e di rappresentazione, di cui Dante poteva effettivamente fregiarsi, avendo dimostrato di poter surclassare Lucano e Ovidio sul loro stesso terreno, facendo propri i loro stessi schemi. E quindi, quando poi, nella conclusione del canto, Dante si scusa di non aver potuto descrivere del tutto propriamente quello che aveva visto,
e una ammissione dell'ineffabilità straordinaria che ha l'oltretomba cristiano rispetto a tutto quello che potevano descrivere le favole classiche, e tuttavia diciamo che lui, Dante, l'autore, è stato in grado comunque di portare a compimento, di perfezionare in modo straordinario quello che era il testo, quello che era l'invenzione, quello che erano, come ho detto, le strutture rappresentative dei suoi modelli. Adesso, secondo la prassi della lectura Dantis, della società dantesca, si legge interamente il canto. Allora, leggerò, visto che mi è stato dato un testo anche con la stessa rubrica, canto 25, dove si tratta di quella medesima materia che detta è nel capitolo dinanzi a questo, e tratta contra Fiorentini, ma in prima sgrida contro la città di Pistoia, ed è quella medesima Bolgia. Alla fine delle sue parole il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: togli Dio, cattele squadro. Da indi in qua mi fuor le serpi amiche, per cuna li si avvolse allora al collo, come dicesse: non vo che più diche. E un'altra alle braccia rilegollo, ribadendo se stessa sì dinanzi, che non potea con esse dare un crollo. Ai, Pistoia, Pistoia, che non stanzi di incenerarti sì che più non duri, poiché in malfare il seme tuo avanzi, per tutti i cerchi dello inferno oscuri, non vidi spirito in Dio tanto superbo, non quel che cadde a Tebe giù dai muri. El si fuggì, che non parlò più verbo, e io vidi un centauro pien di rabbia venir chiamando: ov'è, ov'è l'acerbo? Ma Remma non credio che tante n'abbia, quante bisce egli avea su per la groppa, infino ove comincia nostra labbia. Sovra le spalle, dietro dalla coppa, con l'ali aperte lì giacea un drago, e quello affuoca qualunque si intoppa. Lo mio maestro disse: questi è Caco, che sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece spesse volte l'aco. Non va coi suoi fratei per un cammino, per lo furto che frodolente fece del grande armento che gli ebbe avvicino. Onde cessar le sue opere biece sotto la mazza d'Ercule, che forse viene 100 e non sentì le 10. Mentre che si parlava ed el trascorse, e tre spiriti venner sotto noi, dei quai né io né il duca mio s'accorse, se non quando gridar: chi siete voi? Perché nostra novella si ristette, e intendemmo pur ad essi poi. Io non li conoscea, ma ei seguette come suol seguitar per alcun caso, che l'un nomar un altro convenette, dicendo: Cianfa, dove fia rimaso? Perch'io, a ciò che il duca stesse attento, mi puosi il dito su dal mento al naso. Se tu sei or lettore a creder lento, ciò che io dirò non sarà maraviglia, che io che il vidi appena il mi consento. Com'io tenea levate il lor le ciglia, e un serpente con sei piedi si lancia dinanzi all'uno e tutto a lui s'appiglia. Coi piedi mezzo gli avvinse la pancia, e con gli anterior le braccia prese, poi li addentò e l'una e l'altra guancia. Lide Retania le cosce distese, e miseli la coda tra ambedue, e dietro per le re sulla ritese. Ella era barbicata, mai non fue, ad Alber sì, come l'orribil fiera, per l'altrui membra viricchiò le sue. Poi s'appiccar, come di calda cera, fossero stati, e mischiar lor colore, nell'un nell'altro già parea quel ch'era, come procede innanzi dall'ardore, per lo papiro suso un color bruno, che non è nero ancora il bianco more. Gli altri due riguardavano, e ciascuno gridava: ome Agnel, come ti muti? Vedi già, non sei né due né uno. Come eran li due capi un divenuti, quando n'apparver due figure miste, in una faccia ov'eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste, le cosce con le gambe, il ventre e il casso, divenner membra che non fuor mai viste. Ogni primaio aspetto ivi era casso,
due nessun l'immagine perversa parea e tal sengio col lento passo. Come il ramarro sotto la gran fersa dei di canicular cangiando sepe, folgore parse la via attraversa, si pareva venendo verso l'epe degli altri due un serpentello acceso, livido e nero come grandi pepe. E quella parte onde prima è preso nostro alimento all'un di lor trafisse, poi cadde giuso innanzi lui disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse, anzi co pie fermati sbadigliava pur come sonno febbre l'assalisse. Egli il serpente e quei lui riguardava, l'un per la piaga e l'altro per la bocca, fummavan forte e il fummo si scontrava. Taccia Lucano mai laddove i tocca del misero sabello e di Nasidio e attenda udir quel cor si scocca. Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio, che se quella in serpente e quella in fonte converte poetando e non lo invidio, che due nature mai a fronte non trasmutò siccome in due le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Insieme si risposero a te enorme che il serpente in la coda in forca fesse e il feruto ristrinse insieme l'orme. Le gambe con le cosce seco stesse s'appiccar sì che in poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là e la sua pelle si facea molle e quella di là dura. Io vidi entrar le braccia per l'ascelle e i due piedi della fiera che erano corti tanto allungar quanto accorciavan quelle. Poscia li piedi rietro insieme a torti diventaron lo membro che l'uom cela e il misero del suo n'avea due porti, mentre che il fumo l'uno e l'altro vela di color novo e genera il pelsuso per l'una parte, dall'altra il di pela, l'un si levò e l'altro cadde giuso, non torcendo però le lucerne empie sotto le quali ciascun cambiava muso. Quel che era dritto il trasse per le tempie e di troppa matera che in là venne uscir gli orecchi delle gote scempie. Ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio fe naso alla faccia e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giacea il muso innanzi caccia e gli orecchi ritira per la testa come face le corna la lumaccia e la lingua ch'avea unita e presta prima a parlar si fende e la forcuta nell'altro si richiude e il fummo resta. L'anima che era fiera divenuta suffolando si fuggì per la valle e l'altro dietro a lui parlando sputa. Poscia gli volse le novelle spalle e disse all'altro: io vo che buo soccorra, come ho fatt'io carpon per questo calle. Così vid'io la settima zavorra mutare e trasmutare, qui mi scusi la novità se fior la penna borra. E avvegna che gli occhi miei confusi fossero alquanto e l'animo smagato, non poter quei fuggirsi tanto chiusi ch'io non scorgessi ben puccio sciancato. Ed era quel che sol di tre compagni che venner prima non era mutato. L'altro era quel che tu, Gaville, piagni. Grazie per l'attenzione, alla prossima settimana.